La vita non è un semplice respirare, ma molto altro. È un complicato intreccio di nuovi incontri, con conoscenze di vecchia data. Un ballo che cambia sempre i passi. L'arte fa bene a tutti, ad alcuni forse un po' di più. Ad esempio chi a causa di una terribile malattia non può alzarsi dal letto. E allora la visione di un quadro può rappresentare un dispositivo per l'immaginazione e la felicità. Si tratta della trama di un film di Francesco Felli, L'ultimo giro di valzer, con Serena Autieri, proiettato in Terrazza 21 a Milano in occasione dell'apertura dell'ultima mostra di Artis, società italiana ed internazionale che promuove l'arte italiana nel mondo. La storia vede protagonista un giovane collezionista d'arte affetto da SLA che nella sua progressiva immobilità trova conforto nel contemplare le opere appese alle pareti della sua camera, che diventano per lui un'occasione di sollievo, di distrazione, di consolazione. Abbiamo deciso di produrre questo corto proprio per dare la possibilità a tutti di vedere come anche l'arte contemporanea possa essere sì una sorta di conforto nei momenti anche più terribili. Quando guardi un'opera d'arte provi sempre un'emozione diversa, al di là che sia un figurativo, un astratto, piuttosto che un'opera di un artista che è monotematico, però l'opera va appesa alla parete e va goduta perché ti dà qualcosa di nuovo, scopri qualcosa di nuovo all'interno di un'opera d'arte ogni giorno diverso. I quadri del film di Felli, sostenuto da Viva la Vita, una onlus che combatte la SLA, sono opera del pittore Vincenzo Musardo, in mostra nelle stanze di Terrazza 21. Vincenzo Musardo è il caposcuola della tecnica forse che più caratterizza quella che è una considerazione di uno dei più grandi maestri dell'arte, cioè Michelangelo. Michelangelo diceva che un artista ha una pittura tanto più eccellente quanto più si avvicina alla scultura. Ecco, lui è caposcuola di una tecnica molto particolare che è l'olio polimaterico su tela, che viene definito il pittore che scolpisce la tela. E quindi la metafora con la sua opera dell'Apollo e Daphne, quindi la Daphne che si trasforma in albero, sceglie l'immobilità totale, è molto forte con questa malattia, la sclerosi laterale amiotrofica, che riduce il malato fermo, allettato, non potendo muovere nessun arto, nessun muscolo, ma soltanto gli occhi. Una mostra, quella di Artista Milano, che combatte la SLA a colpi di pennello, di immaginazione e di sentimento.